Benvenuti alla dodicesima edizione del nostro videogiornale. Le celebrazioni della Settimana Santa. Nel pomeriggio del Mercoledì Santo, presso la Cattedrale di San Rufino, alla presenza dei presbiteri della diocesi, si è tenuta la Santa Messa Crismale e la benedizione degli oli santi che verranno poi utilizzati durante l'anno per amministrare i sacramenti. L'olio dei catecumeni, l'olio del crisma ed infine l'olio degli infermi. Durante la suggestiva celebrazione sono state rinnovate le promesse sacerdotali e Monsignor Sorrentino ha rivolto a tutti i parroci un grazie paterno ed accorato per il loro impegno e ministero. L'animazione liturgica è stata curata dalla Cappella Musicale di San Rufino. La scavigliazione. Questo rito antichissimo, che caratterizza in modo peculiare le celebrazioni della Settimana Santa Assisana, è stato riproposto nella Cattedrale di San Rufino nella serata del Giovedì Santo, alla presenza delle tante confraternite cittadine. Le origini di questa cerimonia religiosa, commovente ed emozionante, molto sentita dalla comunità della città serafica, rimandano alla lauda trecentesca della Scavigliazione. Gesù crocifisso è stato deposto, come da tradizione, dalla croce e posizionato nel cataletto nella navata centrale della cattedrale per essere venerato dai tanti fedeli accorsi per l'occasione. La Via Crucis della mattina. Ha attraversato le splendide vie del centro storico di Assisi la tradizionale Via Crucis che si è svolta nella mattinata del Venerdì Santo. Dopo l'ufficio delle letture e le lodi mattutine, la processione del Cristo morto è partita dalla Cattedrale di San Rufino. Ha toccato alcuni suggestivi angoli della città, è passata in prossimità dei monasteri di Santa Chiara, di San Quirico, di San Giuseppe e di Santa Colette, fino a raggiungere la Basilica Inferiore di San Francesco. La veglia pasquale in cattedrale. Nella notte santa, l'annuncio del risorto ha pervaso di gioia l'assemblea riunita nella cattedrale di San Rufino. Durante la celebrazione sono stati molti i momenti di intensa preghiera, durante i quali si sono susseguiti la benedizione del fuoco, l'accensione del cero pasquale e delle luci, il canto dell'Exultet, la nutrita liturgia della parola, la benedizione dell'acqua con la quale è stato asperso il popolo di Dio e hanno ricevuto il battesimo sei eletti ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, seguito dal conferimento della cresima e dall'Eucarestia. La liturgia è stata animata dai giovani e dal gruppo scout della parrocchia di San Rufino. La visita pastorale. Si è chiusa con la visita alle comunità di Porziano e Pieve San Nicolò la visita pastorale che ha visto il padre vescovo Domenico incontrare i fedeli del vicariato di Assisi residenti nelle frazioni di montagna. Tanti piacevoli momenti ed occasioni di incontro, di confronto e di dialogo hanno contraddistinto i numerosi appuntamenti che si sono succeduti nei paesi alle pendici del Subasio.